Ciao bellezze, allora questo è un video un po' particolare, infatti la location è differente, sono appoggiata su una sedia e voglio farvi video what's in my bag, ovvero cosa c'è nella mia borsa. Dato che devo preparare la borsa per l'università, ho deciso di girare questo video e mostrarvi cosa c'è nella mia borsa, così la pulisco anche e inizio i libri. Allora, la mia borsa è questa qui di Prada, è un falso, diciamo, e l'ho comprata a Napoli, pagata 15 euro. È una borsa che io amo perché è gigantesca, come vedete. Si può anche chiudere a mo' di sacchettino tramite questo aggancio, e chiudere in questo modo qui, e ha la clip interna, praticamente. È una borsa 3 in 1, in quanto la borsa è questa grande. Qua abbiamo una piccola pochette interna e abbiamo la borsa vera e propria internamente. L'ho scelta sul colore marrone perché io amo i colori caldi e tenui. Nella pochette piccolina, tendenzialmente ho sempre le bustine, queste qui le Yourtea, che quando sono in giro e seguo questa bustina me le posso fare. Ho le cuffiette con la bustina, però le ho intrecciate dentro a queste due ali. Io spero che si veda. Ecco qui. E le uso raramente perché non ascolto molto la musica col cellulare, più che altro per quando devo parlare e via dicendo. Poi ho sempre dei post-it, non so perché, ma ho sempre dei post-it. In questo caso questi qui che sono di IKEA. Questa cos'è? Una ricevuta, praticamente. Poi ho il mio abbonamento che non vi mostro, però è il mio abbonamento. Infine ho questo qui di cui bre tra breve vi farò un video recensione, che appunto è il registratore delle lezioni. E quando caricherò questo video di questa recensione basterà cliccare qui sopra e accedervi subito. Al momento però non l'ho ancora girato, quindi dovete aspettare un po'. Mentre la faccio, faccio questo video, cerco anche di sistemare così. Facciamo due cose in una. Perché ho questa roba qui? Perché essenzialmente le cose che utilizzo prima facilmente, e poi la pochettina è molto molto utile. Allora, all'interno abbiamo un'altra pochette, praticamente, che andiamo a svuotare insieme. È a fuoco? Sei fuoco? Sì, è a fuoco. Allora, all'interno della pochette grande ho la borsina, questa qui di Yves Rocher, che ha avuto in omaggio, però ho dovuto far faticare per averla. Ho il mio portafoglio, che appunto è la Penny Bridge, la compact della Falofax, di cui vi lascio qui cliccando il link dello spacchettamento. Poi ve lo lascio anche nell'info box nel caso che voi siete al cellulare e quindi volete vederlo. Ho un pulisci, un portaocchiali e la pezzetta per gli occhiali, in quanto io sono molto molto talpa. Poi in questa boccettina qui, piccolina color secchiotto, è allegata anche questa qui, dovrebbe essere un portacellulare, un portamonete. Io all'interno ho il mio caricatore portatile, di cui vi lascio il link nell'info box del dove l'ho acquistato, e credo di recensirvi anche questo a breve, quindi non vi preoccupate. Comunque tutti i link vi lascio nell'info box di tutti i video che ho già fatto, di quelli che dovrò fare. Poi ho questa crema qui alle mani, ma l'ho perché semplicemente devo finirla, e questa qui è di Bottega Verde ed è alle mandorle dolci. Poi ho un accendino, non so perché, non fumo nemmeno, però ho un accendino. Ho questi semplicissimi fazzoletti della Lidl col porcellino, sfiziosissimi. Poi la tracolla, in quanto questa borsa può andare anche a tracolla, ma sinceramente è molto grande per una tracolla. Ho un altro accendino, probabilmente l'ho acquistato qualcuno che cercava carità, e un fazzoletto che buttiamo. Poi ho questa pochette qui, ma vi mostrerò dopo il contenuto. La prima pochette è finita, si può anche staccare qui, però tendenzialmente non la stacco mai. Adesso che è vuota, ovviamente, vi faccio vedere l'interno. All'interno della vera e propria borsa ho le caramelle dei Minion, e questo appunto è Kevin. L'ho comprata per il deco a 2 euro, ragazze, quindi si trovano facilmente. Poi ho un rosario,
non è che ho un rosario e no, e sono andata alla messa e mi hanno dato questo rosario e l'ho sempre in borsa. Poi le mie chiavi di casa, e qui c'è da dire tanto, sono tantissime, di cui voglio fare di questo ciondolo qui che è carinissimo. E poi vabbè, ho in mezzo pure col nome del mio ragazzo. Poi ho fazzoletti, 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 fazzoletti e una bustina farmacia. Insomma, la pattumiera è la mia borsa. Poi ho altri 3.000 pacchettini di fazzoletti, sempre marcati Lidl. Lidl, devi pagarmi per questo video. Questi con i miscini, questo con il pavone e questi più classici, insomma. Poi ho questo volantino di un ristorante vicino a casa mia. Poi, che abbiamo più? I documenti dell'auto. Un altro accendino e ho un biglietto scaduto, caramelle mangiucchiate e via dicendo, e infine ho un biglietto da visita di un riparatore di lavatrici, non so perché, ma ho nella borsa anche questo, quindi lo appiccico qui. La mia borsa è praticamente vuota. Adesso vi faccio vedere come la sistemo praticamente. Essenzialmente tendo a tenere nella parte interna, quindi questa pochette qui interna, tendo a tenere tutti i documenti. Perché? Perché all'università la borsa la poggiate un po' dove capita. Anche se ho studiato giurisprudenza, si sono visti atti di come dire, atti particolari, ma si sono fregati la roba, insomma, ragazzi. E quindi tengo tutto quanto qui. Tengo la custodia, ho anche la crema. Le caramelle le ho fuori perché essenzialmente, seppure se le rubano, non è che mi interessa tanto. Le chiavi di casa tendenzialmente non le porto quasi mai, quindi le lascio sempre a casa. Però nel caso che le porto, le ho in una tasca interna che quindi abbiamo qui. La macchina non la porto bene all'università, quindi evito. E poi metto sempre all'interno tutte queste cose qui che mi possono aiutare. Anche la bustina di crochet e i fazzoletti immancabili li ho sempre all'esterno della borsa. Perché capita spesso che le persone chiedano il fazzoletto e quindi io tendenzialmente li porto fuori dalla borsa. Questo è il contenuto appunto della borsa senza libri. Adesso vi dico che io per il primo giorno di università porterò un quaderno, questo qui che ho comprato da Lidl, in cui già stavo scrivendo alcuni schemi. Poi farò vedere anche il mio di studio, quindi magari quando lo girerò lo allegherò a questo. Questo quaderno è stupendo, abbiamo varie cose e poi è immenso. E quindi mi sono stampata varie cose, gli orari, però abbiamo tanto su cui scrivere. E lo metto appunto esternamente verso la parte che poggia al corpo, così non lo so perché mi dà più sicurezza. Quindi lo metto qui. E infine porto sempre, 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 sempre con me questo portapastelli. Questo ce l'ho da quando ero alle medie. Il portapastelli è essenzialmente penne, post-it, evidenziatori e via dicendo. E la metto invece dall'altro lato praticamente. E poi se devo preparare un esame, quindi so che devo stare in aula studio, tendenzialmente porto anche il libro che studio, quindi è molto leggera la borsa universitaria, anche perché mi facilita molto, perché in questo momento non faccio esami con i codici e quindi per il momento mi aiuta. Ovviamente varia perché magari devo portare qualche altro libro, quindi cerco sempre di equilibrare le cose. Poi ho il cellulare all'interno della borsa sempre, che è questo qui, è un Galaxy, poi farò magari quello che c'è nel mio telefono. E intanto, mentre finisco di sistemare la borsa, praticamente volevo mostrarvi appunto cosa c'è nella pochettina che porto sempre dietro. La pochettina è questa qua di Carpisa. Al cui interno abbiamo
una pinzetta e una bustina, praticamente. Non chiedermi perché, ce l'ho sempre qua e via dicendo. Poi, all'interno del vero e proprio scomparto, quindi della borsa, contengo un po' di cose intime e personali di noi donne, quindi se qualche maschietto sta guardando questo video, non sono cose vostre. Poi ho degli specchi, questo qui di uno swap, di cui vi lascio l'info box. Ciao! Sì, c'è anche la mia fotocamera, la mia videocamera. Poi ho questo pettine di Avon, il Technique, l'Advanced Technique, giusto? Questo qui che l'ho avuto 2 euro, se non sbaglio, con il pettine che sborda fuori, insomma, questa spazzola particolare. Poi ho vari pettinini, questo qui che l'ho richiesto su internet, molto carino. E questo qui è uscito con una tintura, ma non so perché li porto dietro tutti quanti. Poi ho delle compresse per lo stomaco. Questo profumo qui che è un campione ricevuto tramite posta da Lonsdale. Lonsdale. No, Lacoste, scusate, ho sbagliato. Un altro specchio per non far vedere che sono molto vanitoso, ovviamente. Cose femminili, un codino. Delle garze, non so perché. Il siam per le mani. Si vede? Sì. Un altro pettine, questo è un po' più particolare. Proprio pettine, pettine, pettine. Ho un rossetto rosso che però utilizzo tamponandolo ed un ombretto rosa. Questo perché? Perché molto spesso io sono uno zombie a scuola, in università, a qualsiasi parte. Quindi tendenzialmente corro in bagno e ai ripari applico questo ombretto che non è propriamente rosa, 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 è un colorino chiaro. Intanto sto anche sistemando. Mi do una sistemata ai capelli e via. Il rossetto, giusto un po' come lucida labbra, utilizzando tamponato. E il profumo perché se casomai devo stare in giro per parecchio tempo e si sa che si suda, tendenzialmente metto un po' di profumo. Questa è la pochette quindi che chiudo e inserisco sempre all'interno della pochette che vi ho mostrato prima. Poi ovviamente ci inserirò acqua, inserisco un po' di tutto. Quindi questa è la mia borsa, cosa c'è nella borsa e cosa porto all'università tendenzialmente. Però non varia molto la cosa porto in giro. Comunque se è tutto ragazze, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video che credo sarà sulla review. Un bacione, ciao!